Rivendicano il loro diritto allo studio in aule riscaldate, pulite e silenziose. Decidono dunque di non svolgere le regolari lezioni e restare fuori dall'edificio scolastico. Sono gli studenti dell'istituto professionale Enrico Fermi di Gela. Allora, noi abbiamo raggruppato tutti i ragazzi qui per fare uno sciopero. È da 3 settimane che facciamo sciopero per il fatto dei climatizzatori, pompe di calore. Ma nessuno provvede, non fanno niente, né lavori né niente. Poi sono ragazzi disabili buttati nei laboratori che col freddo ancora noi ci muoviamo, andiamo in palestra, ma loro stanno sempre fermi. Ogni martedì abbiamo qui la fiera che neanche possiamo studiare perché ci sono voci, macchine che suonano, eccetera. Durante le lezioni proviamo anche disagio proprio per il freddo e anche per i rumori anche dovuti al traffico durante la settimana della fiera. Oltre ad esserci questo disagio che è il principale, che c'è molto freddo, ci sono anche molti disagi che però diciamo non sono quelli fondamentali di cui parlare, anche tipo la polvere, la mancanza di spugnette, gessi e queste cose, però principalmente stiamo scioperando per il freddo e la mancanza di attenzione verso la preside nei nostri riguardi. In questa scuola abbiamo vari problemi, ogni anno le pompe di calore, quelle vecchie, visto che adesso sono state cambiate, funzionano, li accendono sempre il giorno in cui c'è il ricevimento. E questo è un problema che va da anni. I ragazzi qua chiedono i loro diritti. I ragazzi chiedono di poter fare lezione e poterla fare bene, come si deve, al caldo, non essere costretti a tremare dal freddo. I ragazzi qui sono ormai da giorni, quasi settimane, che chiedono un confronto con la dirigenza, chiedere magari un punto di incontro. Non lo so, magari poter fare lezione nelle ore più calde e magari fermarsi a casa nelle ore più fredde del mattino. Questo confronto non si è mai potuto fare.